uffici di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, siamo nello studio privato del presidente Gianfranco Miccichè, che ringraziamo intanto per aver accettato questa intervista in un momento che certamente non è particolarmente facile per quanto riguarda il partito di Forza Italia. È la prima intervista che rilascia nelle ultime 24 ore a seguito di quelle che ci sono state una serie di novità che non possono passare inosservate. Da un mese a questa parte all'interno di Forza Italia in Sicilia sono successi dei fatti assolutamente poco gradevoli, spiacevoli, che normalmente non dovrebbero mai verificarsi. È successo che un gruppo di dissidenti di Forza Italia, dissidenti chiaramente è un eufemismo, ha cercato, scusate la crudeltà della mia parola, di pugnalare alle spalle il presidente Gianfranco Miccichè, che forse non farà bene sottolinearlo, forse a molti darà fastidio, ma non possiamo dimenticare con un colpo di spugno o con una coltellata quello che ha rappresentato Gianfranco Miccichè in Sicilia per il partito del Cavaliere. Gianfranco Miccichè, presidente, grazie, come dicevamo, per questa ospitalità. Ci fermiamo solo su questa prima parte. Tra l'altro Miccichè sta rilasciando la prima intervista dopo importanti novità che sono successe nelle ultime 15 ore e che adesso chiederemo al presidente Miccichè. È successa, questa cosa comunque è successa, presidente. Certo che è successo, voglio dire. Le solite frasi fatte dicono capita nelle migliori famiglie, non è così. No, è stato abbondantemente riportato dalla stampa, devo dire che è stato, così come ho detto, un attacco. Ne ho ricevuti tante volte, ho ricevuto questo tipo di attacchi con qualche motivazione. Questa volta le motivazioni non sono di tutti coloro che mi hanno sferrato questo attacco, ma soltanto di una piccola parte degli altri. Credo che siano stati in maniera maldestra utilizzati, ma è stato un attacco di una violenza come non c'era mai stata prima. Questo l'ho detto, lo ripeto, perché io sono uno che dico le cose per come penso e quello che credo. Di una violenza inaudita, con una costruzione scientifica di menzogne inaudite, di menzogne su tutto, dai fatti dell'Assemblea, ai fatti del partito, ai fatti personali, cioè veramente un fuoco di quelli bestiali. Cosa che mi è dispiaciuta, e devo dire la verità, per alcuni non mi è dispiaciuto. Parliamoci molto chiaramente, perché io non riesco a essere ipocrita, le cose si devono dire per come sono. Alcuni di loro so benissimo che mi odiano, che vorrebbero tutti i giorni che io morissi prima ancora di alzarmi. Mi dispiace per loro, io dico sempre che per morire mi devo suicidare, perché mi ammazzano molto. E quindi questo glielo dico sempre, glielo ripeto. Però mi rendo conto che sono alcuni di questi qua che mi hanno ormai mese dopo mese ci tentano. Per altri no, altri era la prima volta, anzi. Per qualcuno sono rimasto veramente molto sorpreso, perché no? Persone con cui stiamo benissimo, con cui abbiamo avuto un rapporto continuo durante questa legislatura, per cui ancora, credete, non ho capito bene quali sono state le cose che li hanno mossi nello sferrare questo attacco così violento. Però pazienza. Ieri ho ricevuto questa lettera. No, un attimo, presidente, perché se no mi anticipo le domande. No. E questo attacco è stato fatto, come diceva lei poco fa, non solo senza alcun motivo, almeno apparentemente, possibilmente che lei ancora sconosce, ma è stato infarcito di una serie di menzogne. Quello sì, assolutamente. Quindi il peggiore degli attacchi che si potesse fare, in questo caso fatto all'interno della stessa casa, si chiamano faide queste. Però quando ci sono le bugie, presidente, c'è davvero molta credine per alcuni nei suoi confronti. Questo è scientificamente provato, presidente, perché io sono d'accordo quando dice altri non hanno dovuto subire all'interno della dissidenza questo attacco, e di questo ne sono convinto io. Prossimamente con un articolo, allora, perché posso dirti, sarà con cura mia
magari stabilire chi cominciamo con una lo cosa. Ha fatto con piacere e chi con un po' di cattiveria. Normalmente in politica chi ti contesta è perché ritiene di aver avuto meno degli altri, perché ha qualcosa da lamentare. Invece il cuore delle persone che mi hanno attaccato sono stati 3 assessori e 3 presidenti di commissione. Cioè tutti gli altri che stanno in Forza Italia hanno guardato, mentre questi 6 si sono divisi il potere che Forza Italia era nelle condizioni di dare. Questa è la cosa che secondo me ha reso veramente poco credibile questo attacco così violento che è stato compreso, ma sono assolutamente convinto che quando gli attacchi si sferrano sulla costruzione di bugie, prima o poi ti sgamano. Esatto. Non c'è niente da fare. Puoi pensare, la bugia tu la puoi fare passare una volta. Di farla sempre franca, certo. Allora, certo, non certo, puoi pensare chiaro, che passi sempre franca, perché come si diceva una volta, una bugia ripetuta 7 volte diventa verità. Mezza verità, esattamente. Mezza verità, però a meno che tu non hai la possibilità, come io ho avuto, di dimostrare di smascherarli, che erano veramente cose folli. Ma folli, cioè ho avuto fatto delle accuse che intanto non si capisce manco che accuse fossero. Essere un divago sulla scelta del sindaco di Palermo, io non sono un divago per niente. La prima adesso ne riparliamo di questo. La presidente. Prima possibilità era su un sindaco, poi si è deciso di cambiare, non da solo e non io, ma tutto il partito, compreso loro, compreso quelli che hanno fatto questa protesta nei miei confronti, eccetera, ma non c'era niente di vero. La verità è che c'è qualcuno che gioca su queste cose. Ed è disponibile a distruggere il partito pur di ottenere un beneficio personale. Questa è la verità. Presidente, di questi un giorno scriveremo nome e cognome, li scriveremo, cioè, scriveremo un libro un giorno. Magari insieme, presidente, non sarebbe con piacere se vuole. L'emissaria di Arcole è venuto due volte, insomma, tutti e due tentativi di pacificazione. Questo è un altro eufemismo. No, ma lei non è venuto per fare tentativi di pacificazione, ci ha tentato ovviamente, ma lei è venuto per rendersi conto della situazione. Per rendersi conto della situazione, perché arrivavano notizie ad Arcole con una frequenza che dicevano: vabbè, amici, che è pazzo completo, oppure bisogna andare a capire che sta succedendo. E arrivavano notizie totalmente inventate. Totalmente inventate, tanto da non essere notizie. Io ricordo quando, per mettermi in difficoltà con Salvini e Meloni, un giorno io andai ad Arcole e arrivai ad Arcole e mi disse: no, so che presenterai oggi Stancanelli alla presidenza della regione. Ho detto: io Stancanelli, perché devo presentare Stancanelli? Io sono di Forza Italia, Stancanelli è un altro partito, che senso? Grazie. E quindi abbiamo parlato con il presidente Duore, non si è minimamente parlato di Stancanelli. L'indomani mattina sui 3 giornali importanti che fanno politica in Sicilia, su tutte e 3 Micichè propone Stancanelli a Berlusconi. Io sono rimasto inquietato, mi credete? È stata un'operazione inquietante. Hanno avvertito prima che avrei dovuto chiedere Stancanelli, avrei dovuto proporre Stancanelli. Non mi è mai passato per l'anticamera del cervello di proporre Stancanelli, che peraltro è un mio amico, voglio dire, ho dovuto chiamare anche per chiedergli scusa, perché non si usano i nomi delle persone senza parlarne prima. Non ne abbiamo minimamente parlato, ma l'indomani su tutti i giornali ci devo dire. Cioè è stata costruita, ai tempi dell'Unione Sovietica c'era la disinformazia, si chiamava. Disinformazione, non so come si dice esattamente, cioè era una struttura con tanto di direttori, vice direttori e funzionari che lavoravano per costruire notizie false. Bene, questi signori non so se ne hanno già messo su un'agenzia di questo genere o se tutto questo è stato frutto delle loro menti malate, ma non c'è dubbio che hanno costruito una struttura di informazioni false talmente grosse, talmente continue, che veramente io stesso guardavo lo specchio e dicevo: ma è possibile che questa, che le tante bugie quando diventano mezze verità, da non capirlo più veramente. Presidente, però 3 assessori e 3 presidenti di commissioni sono rimasti a proprio posto. Lei ha avuto un'incazzatura iniziale defenestrando tutto e tutti, poi mi pare che
Allora, intanto per quanto riguarda le commissioni, io non ho nessun piacere a togliere la commissione a uno che è stato eletto a inizio di legislatura. Non c'è dubbio che si è trattata di una reazione, lo ammetto, lo dico sinceramente, perché dopo un anno e mezzo che le opposizioni ogni giorno mi chiedono di rinnovare le commissioni, e io che ho forse approfittato di un conflitto di interessi, questo sì, non cambiandole, un po' per proteggere quelli che c'erano. Esatto, e questo poi è stato il risultato. Quando le opposizioni continuano a chiedermi il cambio delle commissioni e io mi trovo davanti agli occhi che quelli che mi stanno facendo la guerra sono i presidenti delle commissioni, ma come si dice, ma andassero e quindi a quel punto è dato l'ok perché si cambiassero. Dopodiché io non ho nessun interesse a creare problemi, proprio nessun interesse. Vorrei che però tutti capissero quello che è successo, in modo che si sappia chi è una persona e si sappia chi è un'altra. Perfetto. Quando questa persona ricomincerà a dire le stesse minchiate per tentare per l'ennesima volta di mandarmi via, questa volta la gente è avvertita prima, gli vorrei dire. Esatto, esatto. Questa gente ormai lo sa, esatto. Perché ne avete inventate talmente tante, ma talmente tante. L'ultima, l'altro ieri, quando mi è venuto a trovare a casa uno di questi miei amici che mi ha detto: ah, ma ho saputo che hai già cambiato il nome per il sindaco di Palermo. Ho detto: di che cosa stiamo parlando? Di che cosa parli? Non so di che cosa stai dicendo. Sì, lo sappiamo, ormai il tuo nome nuovo è questo qua. E ho detto: guarda, facciamo una cosa, siedi un momento, chiamiamo questo qua in diretta, in viva voce, e vediamo che ci risponda. Ho fatto il numero, in viva voce, ho detto: ciao, questo qua, come stai? E lui mi ha risposto: da tanto tempo che non ci sentiamo. Ho detto: sì, lo so, ma dimmi una cosa, ti è stato proposto di fare il sindaco di Palermo? Ho detto: no. E poi casomai, se qualcuno me lo deve proporre, sei tu, non me lo potrebbero proporre altri. Ho detto: io te l'ho proposto. Signor Franco, chi stai dicendo? Assolutamente no. Questo succede, noi siamo particolarmente abituati, perché noi sappiamo che il personaggio che è andato a trovarlo a casa per andare a raccontare... Ma non, la colpa non era del personaggio. Allora, dobbiamo essere chiari, chi è costruito, perché si è fatto coinvolgere, forse ha avuto fatto un errore di ingenuità, ma non è lui che ha costruito questo tipo di cose, c'è chi le ha costruite, e non sta ad Agrigento, puoi stare sicuro, perché con Riccardo ci siamo sentiti, io Riccardo lo conosco da una vita, abbiamo avuto momenti di amicizia, momenti di inimicizia, come può capitare, ma nell'ambito di una normalità di cose. Questa non è stata normale, questa cosa che hanno fatto ultimamente, e a lui lo hanno tirato dentro raccontando fandonie, raccontando falsità, utilizzando una persona che ha un suo carattere bello brutto, questo lo diranno i suoi parenti, i suoi amici, voglio dire, non spetta al Presidente dell'Assemblea dire che tipo di carattere è buono o non è buono, però sicuramente è stato utilizzato nel peggiore dei modi. Ci stiamo soffermando troppo sul personale, io no, questa importanza... siccome è giusto dire le cose per come stanno, certamente, io dico per come stanno. Certamente l'onorevole Gallo ieri, come spesso avviene in questi casi e noi lo sappiamo, fa una lettera di scuse, scrive una lettera di scuse al Presidente. No, non di lettera di scuse, una lettera in cui mi ha detto chiaramente che avevamo parlato, io gli avevo dato la disponibilità a trovare una soluzione condivisa sulla nomina dei nuovi presidenti delle commissioni, eccetera. E lui mi aveva detto: questa mi sembra che sia la migliore cosa per poter ricominciare a ragionare, eccetera. E me l'ho anche messo per iscritto, cosa che mi ha fatto piacere. È inutile dirlo, cioè che... Allora, io non sono nato per fare la guerra a quelli di Forza Italia, parliamoci chiaro. Io la guerra la faccio ai nemici, non la faccio a quelli che dello stesso partito. Perché lei si immagina durante una guerra, se
se gli italiani si sporano agli italiani, mentre gli altri, mentre i francesi, gli inglesi e gli austriaci arrivano e si fottono tutto. Ma non è questo il senso della politica. Se facciamo parte di uno stesso partito, possiamo avere litigi, possiamo avere. Ma io certamente non voglio nessuno del mio partito mettere in difficoltà nessuno del mio partito e favorire quindi gli avversari. Questo è da sciocchi, da stupidi. Ed è quello che hanno fatto. Perché hanno fatto un'operazione così violenta, di fatto da indebolire il partito. Certo, c'è qualcuno che ne può essere contento. C'è qualcuno che non vede l'ora che questo partito smetta di avere successo per poter dire amici che non serve più. Ragazzi, me, come dire, io me ne stai fottendo. Cioè, è 25 anni che faccio questo mestiere di coordinatore. Questo che mi è stato portato sarà il 24esimo attacco, uno all'anno, meno male c'è stato sempre. Non ho interesse nei confronti di questo partito, ho solo amore nei confronti di questo partito. Poi fate quello che volete, voi volete picchiare, picchiate mille, cioè io fra poco faccio 70 anni, non è che non sono un ragazzino, mentre questi che mi fanno questa guerra ne hanno molti, molti di meno rispetto a quelli che ho io. Hanno tempo per fare quello che vogliono, lo vogliono fare prima, lo vogliono distruggere, lo vogliono fare, facciano quello che vogliono. Io ho già detto anche l'altro giorno quando sono stato ad Arco al Presidente Berlusconi, ho detto Presidente Berlusconi, io faccio quello che mi dice lei, perché nella mia vita so chi devo ringraziare e chi no. Ho le spalle abbastanza larghe da sopportare il peso della riconoscenza, contrariamente ad altri. Lo so come si fa a sopportare la riconoscenza, rimanendo amici di quelli che ti hanno dato. Invece, come diceva Francesco Alberoni, grandissimo personaggio, che maestro di etica, che diceva: stai attento perché appena dai una cosa a qualcuno, o impara a ringraziarti tutta la vita oppure ti va a ammazzare. Esattamente. Queste, alcuni di loro sono stati l'icona di Francesco Alberoni. Volevo chiudere questa triste vicenda, questo argomento. No, ma non è triste. Allora, anche qui, io tutte le mattine mi alzo e mi devo ricordare di essere felice, perché lo sono. Perché, sì, vabbè, ma qui ci vuole uno sforzo però, Presidente. Ma quando, come ho detto l'altra volta, scusa. I fratelli, insomma, io ho detto l'altra volta che non solo ho il pelo sullo stomaco, ho strati di mochetto ormai, dopo le esperienze che ho fatto nella vita. Per cui mi stai fottendo. Io lavoro solo per questo partito e non lavoro per un partito fine a se stesso. Lavoro disperatamente per cercare di fare un bene alla Sicilia. Perfetto. E li ho fatti, perché li posso elencare, dalla Palermo Messina all'acqua a Palermo, anche l'acqua ad Agrigento è migliorata tantissimo grazie al governo Berlusconi, grazie a quello che io ho fatto fare durante quel governo. Io vivo per fare qualcosa di buono. Lo facevo quando lavoravo in banca, lo facevo quando lavoravo in Pubblica Italia con Berlusconi a Canale 5, lo facevo quando vendevo pubblicità, l'ho fatto sempre, sempre quello che so fare. Se qualcuno ritiene che per un suo guadagno personale è bene che questo partito fallisca, come faceva Totò? Più chiaro di così, esatto. Se ne può stare la sua casa, con me non passa. E allora chi vuole lavorare, chi vuole aiutare la gente, chi vuole fare cose nei confronti del prossimo, chi ha intenzione di migliorare di un punto questa terra siciliana veramente così disgraziata, lo faccia. Gli altri che vogliono pensare solo a loro stessi, se andassero a fare il fratello, non in forza d'altro. Perfetto, perfetto. Più chiaro che così non poteva essere, Presidente. Concludiamo. Ingombono le amministrative e le regionali. Comune di Palermo. Per quanto riguarda il Comune di Palermo, io ho detto anche ieri a questa riunione che c'è stato ieri, non ho problemi, sono libero a qualsiasi decisione vogliano prendere i partiti. E sul professore La Galla, che era stato un primo candidato che era venuto fuori, come dire, ci sono improvvisamente delle negatività che abbiamo spiegato ieri, ma è un'ottima persona, sentito, e sarebbe un ottimo candidato a sindaco, su questo io non ho problemi. Però siccome devono essere i partiti a candidarti, ci sono, ed è stato dichiarato ieri da alcuni, dei partiti che hanno dei problemi anche di tipo, come dire, di realtà personale, di risultati personali, per cui la vita è fatta anche di questo.
Noi, vi ricordo che all'inizio anche noi eravamo sul professore La Galla, quando proprio buona parte di queste persone di cui abbiamo parlato prima mi accusarono che io non avevo un candidato di Forza Italia. Io non è vero che non ho un candidato di Forza Italia perché ce l'avevamo, però c'era un ragionamento che si stava facendo complessivo sulla Sicilia e forse sull'Italia, che era un ragionamento che non facevo io da solo, ma che si faceva a Roma con altri, mi hanno accusato di non avere il candidato di Forza Italia. Bene, quel giorno, ancora con la massima serenità, ho detto non c'è problema, Ciccio Cascio per quanto mi riguarda è il mio candidato, e quella di La Galla non era il mio candidato, era un mezzo accordo che si era fatto con l'UDC, che però comprendeva mille altre cose. Ovviamente non esiste un accordo in cui tu regali e poi manco ti salutano quando te ne vai, perché questo non è un accordo. Purtroppo questo è avvenuto e per cui ci siamo buttati su Cascio. Ma io ripeto con grande serenità, quello che deciderà il mio partito io farò, perché un tempo, quando Berlusconi era il capo assoluto della coalizione del centrodestra a Roma, qua in Sicilia avevamo libertà di scegliere perché Berlusconi aveva fiducia in noi e ci faceva fare. Oggi non c'è più Berlusconi, diciamo, che gestisce interamente il centrodestra, e di conseguenza pure Micichè ha un peso inferiore rispetto a quello che c'era una volta. Io oggi ascolto tutti, trasferisco a Roma quelle che sono le mie sensazioni, poi le decisioni si prendono insieme. Quindi lo stesso discorso vale per le regionali? Assolutamente sì. Io per Palermo credo che si possa trovare più velocemente una soluzione. Per le regionali credo che si stia costruendo tutto quello che è possibile costruire per perdere. E credo proprio che da parte di qualcuno di quelli di cui abbiamo parlato prima ci sia proprio questa volontà. Perché si ritiene che se andiamo 5 anni a fare opposizione, Micichè si scoccia e se ne va. E quindi qualcun altro può prendere il posto. Chiaro, più chiaro di così. E allora io credo che il nostro compito rimane sempre quello di lavorare per la gente. Chi vuole fare i suoi interessi se li faccia, se ci riesce complimenti. Io continuo a lavorare per la gente, continuo a lavorare per il partito, continuo a lavorare per l'Assemblea regionale, ed è la cosa che farò fino all'ultimo giorno in maniera totale. In futuro, se mi chiedete vuoi fare ancora il coordinatore regionale di Forza Italia, io avrei smesso qualche anno fa sinceramente di farlo, quindi non ho nessun tipo, né mi sentirei derubato se si decidesse di affidarla a qualcun altro, assolutamente no. Non c'è dubbio che questa partita me la gioco io, che oggi nessun altro potrebbe venire dopo 4 anni di costruzione e di contrasto alla distruzione che hanno fatto altri. Credo che nessuno meglio di me sappia che cosa c'è in campo, sappia quali sono le intenzioni di alcuni di questi protagonisti, sappia come si può trovare una soluzione per evitare che i distruttori riescano a distruggere tutto e invece cercare di incontro e dare una mano a chi vuole costruire. Abbiamo finito, e incommentabile ciò che accade, perché le nel senso positivo del termine, perché le dichiarazioni rese da Gianfranco sono così chiare, così palesi, così anche onestamente, come si dice, intellettualmente oneste le dichiarazioni di Gianfranco. Ma c'è anche un avviso che ha fatto, attenzione perché ha le spalle larghe. Grazie Presidente per essere stato nostro ospite. Essere troppo cattivo, perché bisogna secondo me sempre andare a capire le motivazioni, oppure non essere troppo poco dopo che hai capito le motivazioni. Perfettissimo, prenderò l'esempio a queste sue parole. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie tante, ciao.